Il Cattolica ospita il Calbi, una lanciatissima comparsa tra le squadre più quotate di insidiare la Fossine, ma i cattolichini non vogliono perdere le speranze di giocarsi fino in fondo le proprie chance e per farlo devono puntare a segno un'ischedina. La direzione arbitrale non sarà esemplare, partita ricca di falli, alcuni cartellini risparmiati all'inizio gara per poi distribuire una decina più rosso all'allenatore dei padroni di casa. Ma andiamo con ordine con l'immagine a quella di Paolo Arcangeli sui primi momenti del match, a cui Franceschini entra in maniera scomposta su Sartori, l'entrata sembrerebbe da cartellino, ma il direttore di gara assegna una semplice punizione. Calcio piazzato affidato allo stesso Sartori, con Catozzo che smanaccia il pericolo. Altra entrata, questa volta dopo la di Scaramelli su Di Addario, altra punizione battuta dai padroni di casa con Sartori che accarezza il pallone, ma Catozzo c'è nella presa. Ancora Sartori lanciato in profondità, questa volta sceglie la soluzione di testa non trovando il bersaglio, con Di Addario che risulta non pervenuto sul proseguimento dell'azione. La Coppa Rese si vede prima della mezz'ora, Vanzini serve in corsa a Marchi che spara alle stelle. Dalla distanza, dall'altra parte, Boschetti chiama la presa Catozzo. Lo stesso Boschetti diviene protagonista di un rigore non assegnato quando l'esterno numero 11 riceve l'assist di Mercuri, cade in area di rigore. L'arbitro sembrerebbe voler assegnare il penalty, invece chiama a sé due protagonisti in area di rigore ammonendoli entrambi. Da calcio piazzato Silla arriva sulla traiettoria non riuscendo a centrare lo specchio della porta, con questa azione termina il primo tempo conclusosi solo 0-0. Ripresa con Comparese più arrembante, qui in velocità Fida si divora il vantaggio e invece dalla bandierina gli ospiti colpiscono poco dopo. Lo stesso attaccante di testa infila Andreani facendosi perdonare l'errore precedente. Passano pochi minuti e Fida si ripete nuovamente. L'attaccante in girata sfrutta nel migliore dei modi un pallone pervenuto lì dalla destra, violando per la seconda volta la porta dei cattolichini. La risposta tuttavia dei padroni di casa c'è e come. Qui Sartori deposita il pallone tra i guantoni di Catozzo, poi la volta di Plotino che deposita a lato. Ad accorciare le distanze ci pensa Ceramicoli con gentile collaborazione di Catozzo, ma il Cattolica deve arrendersi chiudendo con grande nervosismo la gara come del resto i giocatori della Comparese ed infine l'allenatore Angelini perde le staffe venendo espulso. Cattolica che si staziona attualmente al decimo posto della graduatoria, Comparese che sarà secondo in coabitazione con il Castelfranco a meno 6 dalla Fonsine.